Ai ringraziamenti che ha fatto Fabio, naturalmente unisco i nostri delle donne in nero e ringrazio anche le informazioni, senza la cui organizzazione questa serata veramente non sarebbe stata possibile. Per noi donne in nero è stata una scelta importante, noi vogliamo celebrare oggi la giornata internazionale delle donne. Oltre ad averlo fatto in piazza l'8 marzo, ci fa piacere oggi celebrarla insieme a voi e celebrare il coraggio e la determinazione di donne che vivono in un paese devastato dall'occupazione israeliana. E lo facciamo noi, le altre donne in nero insieme a me mi hanno detto di qualcosa delle donne in nero perché magari non ci conoscono. Noi siamo una rete internazionale contro le guerre, le violenze e la povertà, siamo nate in Israele da donne ebree israeliane che rifiutavano di sentirsi nemiche del popolo palestinese. E dal momento in cui questa rete è nata, ai tempi della prima intifada, la situazione purtroppo in Palestina è ulteriormente peggiorata e la condizione anche dei pacifisti, delle nostre amiche e dei nostri amici israeliani è sempre più marginale. E abbiamo pensato di dedicare questa nostra giornata, ma anche i nostri pensieri e le nostre pratiche anche in tutti i giorni dell'anno, alla Palestina, anche perché questo è un anno molto particolare. Siamo nel 2017, a 100 anni dalla dichiarazione di Balfour, che praticamente è stata quella che ha dato la possibilità all'annessione della Palestina storica da parte dei sionisti. A 100 anni da quella dichiarazione, quella contraddizione non è stata ancora purtroppo sanata e siamo arrivati ad oggi. E come diceva Fabio, abbiamo deciso di far parlare delle donne palestinesi, in particolare abbiamo deciso di far parlare queste registe esordienti, tutte esordienti, che coordinate dalla produttrice dei film, che è a sua volta una cineasta, Saera Virbas, come già dicevano, diceva Fabio, si sono messe dietro una telecamera per la prima volta e hanno pensato di fare memoria, una memoria fertile di quella che è la storia tramandata dalle donne palestinesi, una storia orale come in quei luoghi si usa. Il progetto si chiama 5x5 perché sono 5 storie di 5 donne molto diverse tra di loro. E anch'io non voglio soffermarmi sui film, voglio soltanto dirvi che i film sono arrivati in Italia grazie a Sovace Palestina, che ha lanciato una raccolta di fondi alle quali abbiamo contribuito anche noi Donne in Nero di Como, perché questi film fossero tradotti e perché Saera potesse venire in Italia ad accompagnarli nella prima settimana che è stata a fine gennaio. L'ultimissima cosa che voglio dire riguarda proprio uno dei film che abbiamo scelto, l'ultimo, si intitola Se Asma avesse parlato, è un film molto doloroso che parla della storia di una ragazza molto giovane, sedicenne, che dopo un periodo di prigionia nelle carceri israeliane decide di togliersi la vita. E perché abbiamo pensato che questo fosse un film importante anche nel suo veramente profondo dolore? Io lo vedo oggi per la seconda volta e vi assicuro che ho già
il vagone a pensarci, perché questo ci consente di illuminare una situazione che è molto presente anche ai nostri giorni, anche se la storia di Asma è una storia di molti anni fa. Le prigioniere e i prigionieri nei carceri palestinesi, nei carceri israeliani. Questa è una situazione che tocca tutto il popolo palestinese, perché credo di poter dire che ogni famiglia ha almeno avuto un parente, una parente incarcerata, e questa situazione è drammaticamente pesante e presente. E quindi volevamo parlarvene, e la scelta di questo film mi dà anche l'opportunità di ricordare una situazione molto che ci riguarda, perché riguarda noi italiani. Il 15 marzo avrebbe dovuto essere proiettato un altro film che racconta anche questo una storia vera, una storia di un insegnante palestinese che partorisce in carcere e resta in carcere per 3.000 giorni e 3.000 notti, e quindi questa storia racconta di questo bambino nato in carcere e di questa mamma e della relazione con le donne incarcerate. Questo film, che non vedremo stasera, aveva la sua prima nazionale al Palladium di Roma per iniziativa dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico e dell'Ambasciata della Palestina in Italia, in collaborazione con l'Università di Roma 3 nell'ambito delle giornate della cultura palestinese. L'Università di Roma 3 e il Teatro Palladium, a pochissimi giorni dall'anteprima italiana, con la presenza della regista Mai Mastri, che è una donna di padre palestinese nata in Giordania, da un padre palestinese e una madre statunitense. L'Università di Roma 3 e il Teatro Palladium, che avrebbe dovuto ospitare l'iniziativa, hanno deciso improvvisamente di cancellarla. L'iniziativa si è tenuta lo stesso in un'altra sala, ma questo episodio di censura molto, molto brutto ci fa riflettere su come la resilienza di persone comuni che vivono in tempi difficili e straordinari disturba chi vuole occultarla, e disturba molto la capacità di un popolo che è devastato dall'occupazione, e delle donne in particolare, che riescono a continuare a vivere, a ridere, ad avere dei figli, e continuano, nonostante la morte e la distruzione quotidiana, a indicare ai loro figli e a tutte e tutti noi speranza e futuro. Grazie. Grazie.